Oggi è il mio compleanno e mi ero ripromesso prima o poi di festeggiare come si deve facendomi un bel regalo. Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Raw Therapy. Oggi è il mio compleanno e quindi finalmente andiamo ad aprire una di quelle lenti veramente speciali, perché appunto sognavo di comprarmela praticamente da 1 o 2 anni. È arrivata e nel mentre vi invito a lasciare qui sotto nei commenti secondo voi quanti anni compio, così vediamo un po' chi indovina, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a affrontare questo unboxing godurioso. E dalla scatola potete benissimo capire che è qualcosa di una certa dimensione. Oh mamma mia, è veramente gigantesca. Ok ragazzi, me l'aspettavo grossa questa scatola, ma così è veramente qualcosa di inaspettato. Cioè guardate che roba, sembra finta, è praticamente alta come me. Ed eccolo qui, il Sony 200-600, un'ottica veramente lunga. Una di quelle ottiche che appunto sognavo, perché è un po' un'ottica per fare a gara a chi ce l'ha più lungo praticamente. Fino a questo momento, come lunghezze focali da teleobiettivo, mi fermavo ai 300 mm. Infatti avevo un 70-300 sempre Sony che lavorava diciamo più che bene, e non è che abbia mai sentito così tanto l'esigenza di andare oltre quella focale. Ma finalmente, dopo un bel po' di tempo, perché di fatto quest'ottica qui non è che mi servisse per un qualche tipo di progetto preciso, è un qualcosa di davvero un po' fine a se stesso, ma che finché uno non lo ha, diciamo, non può sperimentare effettivamente che cosa può creare e quanto valga. Questo zoom qui super spinto in particolare è veramente molto interessante, perché copre delle focali che sono veramente molto lunghe. Oltre queste focali praticamente non esiste quasi nulla, che nel formato creato da Sony costa all'incirca un 1800-1900 euro, dovrebbero essere 2000 di listino, che in quest'ultimo periodo, è un periodo abbastanza esteso, gode anche di diversi cashback Sony che ovviamente io ho sfruttato. Ma dicevo, di queste ottiche qui è un'ottica interessante perché non costa 10.000 euro come certi 600 mm, che sicuramente sono molto più luminosi rispetto a questo, che come potete vedere non è proprio un obiettivo luminosissimo, un 5.6, 6.3 variabile, quindi non un'ottica molto luminosa, ma che comunque su una Sony che hanno capacità di ISO veramente ottime può dire la sua. È giunto il momento catartico, andiamo ad aprire lo scatolone. Un po' triste questo sacchetto, Tracollina Alfa. Manuali per arrivare al vero mostro. No vabbè, ma che cos'è? Ragazzi, è gigante. È gigante, pesantissimo, bianco, bellissimo, mamma mia, lo amo. E non è finita, perché c'è anche un paraluce senza senso. Ho mai avuto un paraluce così grande. Sono, ragazzi, estasiato da quest'ottica.
con questo paraluce senza senso. Guardate che roba! Fantastico, ragazzi. È un'ottica che sognavo da tantissimo tempo, finalmente nelle mie mani. Non vedo l'ora di provarla, non vedo l'ora di scoprirla in tutte le sue funzioni, nella nitidezza che sarà in grado di raggiungere questa fantastica ottica. Guardatela qui, 200-600. E la cosa bella è il fatto che quando si zooma, in realtà l'estensione della lente, vedete, non si modifica assolutamente. Questo qui è la ghiera di messa a fuoco, entrambe le ghiere sono veramente molto molto fluide. Qui abbiamo i vari tasti programmabili. Andremo subito a montare sulla mia Sony A7R2, che con i suoi 42 megapixel, con una focale del genere e con un possibile crop, io non riesco nemmeno a immaginare cosa potrò raggiungere come distanze. Ma per rendere tutto ancora più insensatamente lungo, mi conoscete, mi piace sempre esagerare, ho anche qui un adattatore 2x che convertirà di fatto la lunghezza focale da 200-600 a 400-1200 millimetri. C'è qualcosa di veramente assurdo e insensato che appunto però volevo assolutamente avere l'occasione di provare. È un adattatore costoso perché viene circa 200 euro, giusto per farvi capire, quindi non proprio una passeggiata. Lui in maniera più carina era chiuso in questa tenera borsetta Sony. La vado ad aprire, ok, e all'interno troviamo l'adattatore o teleconvertitore 2x, che praticamente da una parte si attaccherà alla macchina fotografica e dall'altra parte si attaccherà all'obiettivo. Devo dire che tra l'altro è anche piuttosto compatto come adattatore. Di solito questi adattatori rendono tutto veramente molto ingombrante. In questo caso è veramente minimo l'ingombro di questo adattatore, che direi vado subito ad attaccare al mio obiettivo. Montato, manca solo più la fotocamera. È veramente pesante, ragazzi. Voilà! Un cannone vero e proprio. Non mi viene in mente nessun altro termine per definire questo setup che ha un peso che comincia a essere interessante. Penso che questi saranno calcolati male 2 o 3 kg. La distanza minima di messa a fuoco di questo mostro è di circa 2,5 metri, e quindi non posso provarlo adesso in studio perché sì, forse riesco a fare una fotografia laggiù, però chiaramente devo alzare gli ISO di brutto perché avendo messo anche l'adattatore le condizioni di luce non sono proprio favorevoli. L'autofocus chiaramente è una scheggia, con l'adattatore anche Sony. Veramente veloce, preciso, assolutamente molto preciso. E niente, devo dire che non vedo l'ora di provarlo sul campo. Sicuramente voglio introdurmi alla caccia fotografica, un po' di foto di animali selvatici l'ho già fatte, però non mi sono mai molto dedicato a questa disciplina, nonostante appunto viva in dei posti che permettano ampiamente di fare questa cosa qui. Quindi mi dedicherò a questo tipo di fotografia, ma sono anche molto curioso di utilizzare questo setup in panorama landscape, quindi paesaggi, dettagli visti da lontano, eccetera eccetera. Vedremo. Io sono veramente contento perché ripeto, questo mega obiettivazzo bianco mi piace tantissimo, mi vanterò molto anche di averlo perché lo aspettavo da un po' di tempo e finalmente appunto la gente mi guarderà con più
rispetto può servire per compensare le vostre insicurezze? Magari sì, non lo so. Detto questo, direi che siamo giunti alla fine di questo video autocelebrativo del mio compleanno, di questo regalo che mi sono autofatto, eccetera. In realtà l'adattatore me l'hanno regalato i miei genitori, che bravi. Grazie per aver visto questo video. Io sono sempre Luca, siete sempre su Row Therapy e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!